Buongiorno e buon lunedì 12 ottobre. Oggi ci ritroviamo a parlare di report, statistiche e tanto altro legato in particolare a turismo ed innovazione. Prima le poche percentuali legate al settore turistico, in particolare il 58,4% di turisti che hanno viaggiato in meno con il mezzo aereo e che diventano addirittura il 65,4% se conteggiamo l'intero turismo, quindi non solo il domestico ma addirittura quello mondiale. E quindi abbiamo come primo dato, purtroppo ahimè negativo nel settore turistico, un dato ormai certificato da ACI nel mondo, quindi il report è il World Airport Traffic Report di ACI World. Altro tema importante, e così lo scorro anche, lo troviamo all'interno del analisi 2019 su 2020 e quindi l'impatto della pandemia per il settore turistico. In questo caso ci troviamo di fronte alla problematica per cui il settore del turismo, in particolare turismo, spettacolo, hotel e food, sono ormai da considerare settore, diciamo, allargato, un intersettore allargato ormai da definire con crescita ad L e ripresa dalla pandemia ad L. Cosa vuol dire? Vuol dire che in maniera semplice ci troviamo di fronte a tre possibili uscite da questa crisi della pandemia. Una è una ripresa ad U, quindi abbiamo un primo picco di nostro classico lavoro legato negli anni ai vari trend per settore, poi una decrescita e quindi un calo ovviamente di fatturato, e poi la crescita a V vede sostanzialmente una ripresa quasi istantanea, quindi è solo un picco negativo. Una crescita ad U invece è un momento più dolce, per cui la situazione di difficoltà perdura per qualche mese o qualche anno e poi riprende, quindi ecco il grafico, la classica campana rovesciata a livello economico, mentre la ripresa delle è il grande problema, e cioè fondamentalmente ci troviamo di fronte a un settore, quello turistico, che non riprenderà più con la stessa intensità degli anni precedenti, e questo dovrà essere preso in considerazione da tutta l'offerta turistica, in particolare pubblica e privata, per un rilancio sistemico del settore. Ma ora entriamo più nel dettaglio legato a un tema che è quello dell'innovazione digitale e innovazione dello startup legato all'imprenditoria in Italia. E qui i dati non sono confortanti, ci rifacciamo a un report di giugno, uscito circa a metà giugno, dove fondamentalmente abbiamo, rispetto al resto d'Europa e in particolare del mondo, la situazione per cui le startup in Italia sono sostanzialmente sul 100% solo il 18% di origine femminile e solo il 13,2% è costituito da un team dirigenziale femminile. Altra cosa interessante è il fatto che le startup in Italia siano costituite prevalentemente da servizi per circa il 73%, mentre tutto quello che è la produzione classica, il manifatturiero italiano, sta sotto il 20%, con addirittura situazioni come il commercio che non supera il 3,3%. Questo deve farci riflettere su quanto vogliamo innovare le nostre imprese, soprattutto
visto la nostra modalità con cui lavoriamo in Italia, quindi per lo più piccole e medie imprese, ricordiamo che un sito internet di una piccola e media impresa è già un record se ha 30.000 visualizzazioni al mese, ok? Quindi in questo è un dato molto generico e generale, ma ci serve per capire quanto lavoriamo su numeri piccoli, e questi numeri piccoli non reggono nel lungo periodo rispetto alla situazione di grandi multinazionali che lavorano, producono e assemblano in diversi paesi d'Europa o del mondo addirittura, no? E questo tocca anche da vicino l'assetto del distretto con cui spesso ci affrontiamo, cioè il concetto di distretto industriale, che in un recente passato è stato magari creato così più o meno consapevolmente, ha permesso lo sviluppo anche di una serie di terzisti che oggi invece si trovano ad affrontare il mercato con poche conoscenze di digitale, di marketing e di vendita, e si trovano nello stesso tempo nella difficoltà di riuscire a fare il salto e diventare le aziende trainanti del distretto. Una soluzione è ovviamente il digitale e l'innovazione, ma chiaramente i dati che ci vengono offerti da Infocamere e il suo censimento di metà giugno mettono in luce una realtà ben diversa. Quindi, cari imprenditori, l'occasione è da prendere al volo, cioè è necessario ormai, proprio perché la pandemia acuisce un problema che conosciamo almeno da 20 anni, è necessario oggi prenderne non solo consapevolezza e conoscenza, ma agire. Lunedì prossimo parleremo di un libro, non so ancora quale, ma sarà sicuramente un ottimo consiglio di lettura, o sul marketing, o sul turismo, o sulla cultura. A lunedì prossimo, mi raccomando, un like, iscrivetevi al canale su YouTube, mettete i vari mi piace nei vari social network, e per chi ascolta semplicemente il podcast, vi ricordo Apple Podcast, Spotify Podcast oppure Spreaker. A lunedì prossimo!